il crollo della palazzina lo scorso mese di luglio, nella zona di Corso Umberto I, Torre del Greco, restano i disagi per residenti e commercianti. Dopo il crollo, come tutto fermo. Macchine non passano, bloccato. Lei abita qui? No, io sto al litorale, per grazia di Dio, perché meglio stare al litorale che al Ma centro. ci sono disagi sia per i residenti che per i Ma i commercianti. disagi li troverai sempre, perché qua non passare le macchine significa avere disagi in mezzo alla piazza, andare a Sant'Antonio, quindi perché la strada è chiusa, quindi è problematico. Corso Umberto prima non può morire, la prima zona di Torre del È una zona storica, Greco. antica. Sì, è antica, sì. Speriamo che faranno cose buone. Non abbiamo più aria da quando la strada è chiusa. Ci sono difficoltà, soprattutto per le persone anziane e la voce di chi vive nel quartiere. A distanza di 7 mesi, infatti, sono ancora forti i malumori e tante le richieste della gente della zona, tra rassegnazione e speranza. Non abbiamo più aria, non abbiamo più passeggio, non abbiamo niente. È bloccata, però bisogna vedere cosa si deve fare qua, perché non si può stare in queste condizioni. Anche noi che abitiamo di qua, Lei dove abita? abbiamo un po' più sopra della signora che sta qua. E questo è, però è molto difficile, insomma, questa situazione. Penalizzati anche i residenti di Secondovico Orto Contessa. Ci sono dei disagi perché ci sono delle persone anziane. Se dobbiamo scappare, se viene un terremoto, dove Dove scappiamo? Come scappiamo? Magari abbiamo bisogno di essere tutelati. Se è possibile, magari fateglielo arrivare a chi di dovuto e vediamo se possiamo rimediare a fare qualcosa. Il nostro vico, il secondo vico Orto Contessa, ce l'hanno chiuso e non c'è via. Stanno la bellezza di 10, 12, 15 persone anziane con problemi ma gravi. Il primo è mio marito di 88 anni, che tutte le mattine lo devo portare a fare terapia. Se succede qualcosa, un'autoambulanza, ma dove viene? Quando arriva l'autoambulanza, l'ammalato già se n'è andato. Ho detto tutto. Quindi sempre penalizzati sono i residenti. I residenti, con persone veramente con problemi gravi di salute. Dipende dalla procura. Ma sta procura quando si muove? Scusatemi. Oramai dal mese di luglio, ecco qua, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare rivoluzione? Com'è la situazione qui dopo il crollo? No, io per fortuna abito un po' più avanti, quello è per gli abitanti di qua, i negozianti che stanno proprio male, non stanno vendendo. Il nuovo sindaco potrebbe fare qualcosa meglio degli altri. È uno schifo, punto e basta. Non si può stare in questa situazione. Quali sono i disagi per i residenti di Secondovico Orto Contessa dopo il crollo? Guardate che hanno fatto, non possiamo passare, quando piove cascate di acqua e si scivola. Ieri una signora è scivolata qua a terra e si è fatto male tutto qua. Topi che ce ne stanno a miliardi, topi, molti topi stanno. Una situazione grave. Sì, è gravissimo, cadono le pietre da là quando piove. Siamo rovinati proprio. Proprio chiuso, manca l'aria quando esci qua fuori. Siete rimasti intrappolati qui. Intrappolati. Sì, che mi sono rimasti intrappolati. Una strada così movimentare mi sembra un cimitero. Malissimo, guardi. Perché? Si vede dal sudiciume che hanno lasciato, che fanno. Non va niente bene per Torre del Greco, guarda. Disagi non solo sul fronte della viabilità, ma anche per il tessuto economico e sociale. Non si decidono a prendere nessuna iniziativa, a vedere come si deve fare per risolvere il suo problema. L'altro giorno addirittura hanno chiuso un'altra traversa per accedere al mercatino. Le persone anziane come devono fare? Lei abita qui? No, fortunatamente no. È solo Ci di lavoro. passaggio. No, no, c'ho il negozio, c'ho la ricevitoria del lotto, eppure io sono penalizzata come tutti gli altri negozianti. Questa è già in una zona che è un poco più degradata delle altre. Vuole fare un appello Un appello a chi? Qua in all'amministrazione? questo paese sono più di 60 anni che cambia il maestro, ma la musica è sempre quella, non è mai cambiata e dubito che cambierà.